Circa 1700 biglietti venduti e 180 volontari presenti. Sono questi i numeri dell'evento estivo 2023 capace di unire enogastronomia, cultura e intrattenimento, che ogni anno appassiona fanesi e turisti tra le vie del centro storico. Si tratta del tradizionale appuntamento con In Gir per Fano o Around Fano per gli stranieri, giunto alla sua 10ª edizione. Un evento ormai consolidato organizzato dalla Proloco di Fano con il supporto dell'UMPLI e della Regione, che dà la possibilità ai partecipanti di gustare le eccellenze locali, visitare i monumenti con visite guidate e ascoltare della buona musica in diversi punti della città. Sin dalle 19:30 in piazza 20 Settembre una lunga fila di persone in coda per ritirare il kit composto dal calice e dalla mappa del percorso enogastronomico. 8 gli stand diretti dalla Proloco di Fano, Mondolfo, Castel Durante Urbania, San Costanzo, Monteporzio Castelvecchio e Acqualagna, che hanno offerto dopo l'antipasto, la polenta, il crostolo, le tagliatelle al tartufo, patatine, salsicce, gelato e caffè, accompagnati da ottimi vini per far trascorrere a giovani e adulti una serata unica. Giacomo, bilancio della serata? Il bilancio della serata è sicuramente positivo. Già il fatto che ieri pomeriggio avevamo già venduto tutti i biglietti era già segnale che la gente era interessata a partecipare a questo evento. Abbiamo venduto 1700 biglietti, ma oltretutto la cosa importante è che grazie all'operato di tutti i volontari che abbiamo avuto, che sono circa 180, abbiamo permesso appunto di evitare le file che gli anni passati hanno appesantito un pochettino l'evento. Chiaramente ci sono state, ma sono state molto rapide, quindi sicuramente un bilancio positivo e sono molto contento di comandarla. Ragazzi, voi in quanti siete stasera? Siamo credo una quindicina. Da dove venite? Veniamo io da Castel San Pietro Terme e loro tutti da Fano. Quindi ti hanno coinvolto in questa esperienza? Sì, e niente. Com'è? Sembra carino. Beh, una bella città Fano. Quindi hai approfittato anche per vedere la città, anche qualche monumento, sì, visto che alla stasera sono aperti? Loro sono della zona, quindi mi sanno guidare. In mano con un calice di vino, che vino è? Oddio, non lo so di preciso che vino è, me l'hanno dato e io l'ho preso, molto volentieri. È buono? Sì, adesso lo sento bene, però dovrebbe essere molto buono. E invece cosa avete mangiato? Allora, per il momento abbiamo mangiato le tagliatelle di Acqualagna e basta, adesso mangiamo la salsiccia, poi dopo abbiamo fatto il giro un po' al contrario. Noi. Quanti siete stasera? Siamo una decina. Di dove? Di Fano. Prima volta che partecipate? No. Ormai è una cosa storica, è un appuntamento fisso. Ma che cosa vi piace di più di questo appuntamento? È proprio il clima che ci piace, il girare la città, anche se la conosciamo molto bene, è proprio il clima che c'è in giro. Quanti siete stasera a partecipare in Gir per Fan? Siamo una ventina, dovremmo essere una ventina. Gruppo di amici? Sì, un gruppo di amici. Di dove siete? Siamo tutti di Fano. È la prima volta che partecipate? Io sì, la prima volta, invece gli altri hanno già partecipato anche l'anno scorso. Una serata che ha dato un valore aggiunto alla città e ha permesso di far conoscere le bellezze del centro storico. Gir per Fano, devo dire, sempre una bella manifestazione, sempre più giovane, sempre tanta gente. Insomma, avere una serata così con musei aperti, monumenti visibili, buona gastronomia, buona musica, è veramente bello. Una città viva e che si vuole essere accogliente anche per i turisti che arrivano.